È sotto gli occhi di tutti il cantiere fermo nell'ex area del distributore Agip in Viale Gramsci. Ruspe ferme, nessun operaio, tutto inanimato da diverse settimane. In realtà a quest'ora, se tutto andava per il verso giusto, come annunciato dall'amministrazione comunale, l'area doveva essere riconsegnata da parte delle ditte che stanno procedendo alla bonifica nell'area prima dell'inizio delle scuole. La prima campanella è suonata, gli alunni sono nelle classi e con loro sono tornati gli atavici problemi di quell'area nelle ore di punta. Auto lasciate alla meno peggio, via vai di gente e situazione che peggiora in caso di pioggia. Ed ora, con il sito transennato, aumenta anche il tasso di pericolosità di quell'area. L'opposizione a questo punto si chiede che cosa sia successo, perché tutto è congelato e non c'è anima viva nel cantiere che lavori. Uno scavo è ancora aperto e non c'è alcun segno di ripresa. Come mai? Dopo diverse interrogazioni, i gruppi di minoranza vogliono andare a fondo sulla vicenda e chiedere conto anche del futuro di quell'area una volta che tutto sarà finito. Il problema principale è che non ci sono progetti, la realtà è questa. Abbiamo assistito a una presentazione di raccolta firme di alcune associazioni che vorrebbero questo famoso parco che c'era 50 anni fa, ma la realtà è che in questo momento non siamo come eravamo 50 anni fa, quindi dobbiamo dare atto di quella che è la reale situazione e la pericolosità di questo punto. Voi su questo aspetto avete intenzione di presentare una mozione? Sicuramente presenteremo una mozione, abbiamo già presentato diverse interrogazioni e alcune mozioni, ma vorremmo mantenere alta l'attenzione perché abbiamo visto che quando insistiamo su questo argomento comunque anche altre forze politiche e magari l'amministrazione, la giunta che dovrebbe comunque avere ben caro questo tema, magari cerchiamo di aiutarli e dire anche noi la nostra.